Amici, anche se il momento è difficile, come tutti sappiamo, stiamo vivendo un brutto momento, però non può passare inosservata una data, perché il 12 marzo del 1863 nasce Gabriele D'Annunzio e nasce qui nella nostra città. Un tiepido sole illuminava quella mattina Corso Gabriele Mantoné. Dal forno di Fraiano si sprigionava un caldo odore di pane e nel cielo erano tornate le rondini e Luisa de Benedictis dava alla luce il suo primogenito maschio. Era nato Gabriele D'Annunzio. Era nato uno dei più grandi poeti del Novecento e ce la racconta così. Nel nascere io fui come imbavagliato dalla morte, sicché non diedi grido. Neppure avrei potuto trarre il primo respiro a vivere se mani esperte e pronte non avessero tolto i nodi e lacera, appunto, quella sorta di tunica spegnitrice. Cioè era nato con la camicia, insomma, ecco, questo ci sta dicendo. Di poi, nei primi anni dell'infanzia, portai al collo, chiusa entro un breve, quella ligatura insolita che l'antichissima superstizione della mia gente reputava propizia. Ecco, io vorrei che proprio ce ne ricordassimo sempre. D'Annunzio ha amato questa città perché questa era la città dove lui è nato, ma soprattutto dove risiedeva la sua famiglia, ma dove c'era sua madre, questa figura così solenne, così mistica quasi ai suoi occhi. D'Annunzio l'ha amata di un amore profondo. Ebbene, pensate che pochissimi mesi prima che lui morisse, siamo nel 38, siamo nel mese di gennaio, in coincidenza dell'anniversario della morte della madre, che era morta nel 17, pensate, erano 21 anni che era morta. Ebbene, D'Annunzio ancora pensa e la ripensa, scriverà a Don Brandano una lettera mandandogli dei soldi per poterli dare ai poveri della sua parrocchia. Ecco, anche e non soltanto, puoi fare le messe e portare fiori, così come scriverà alla Camerlengo, no? Alla domestica di casa, l'amica. È così che dobbiamo ricordare questo poeta, dobbiamo essere orgogliosi di aver dato le origini e i natali ad un uomo di questa importanza e di questa grande forza e di questo valore, non soltanto poetico, ma anche umano.